Non sa darsi pace Giannino Castellani, un veterano dei pescivendoli fanesi, uno che al pesce gli ha sempre dato del tu, uno che di cose in giro per mezzo mondo ne ha viste, eppure tutta la sua esperienza e il suo occhio lungo non gli sono serviti contro la truffatrice di turno, che con la scusa di cercare lavoro sabato pomeriggio, dopo le 17.30 e un pomeriggio passato in campagna, l'ha seguito fin sotto casa, raggirato e frastornato con un fiume di parole. Apro la porta aperta e si entra, sta entrando sta donna, sta ragazza, e ha chiesto se dovevo, se potevo trovare un lavoro per sta donna. È durato 3 o 4 minuti, mi ha rotto le scatole e l'ho presa di dietro, l'ho girata e l'ho buttata fuori. Nel frattempo che l'ho buttata fuori mi accorgo che non ho più l'orologio. Nonostante il foulard che porta al collo, anche durante l'intervista, la donna è riuscita in qualche modo a portargliela via la catenella, assieme ad un ricordo di famiglia. L'orologio l'avevo nel polso, io spostando l'ho presa da di dietro, affilato sto orologio. Ci hanno accorto che mancava anche la catenina. Anche lui colpito quindi dalla sindrome spagnola, come il suo coetaneo predecessore nel giardino di casa alle spalle del pesce azzurro. Sembra che tecnica e dinamica del colpo siano esattamente sovrapponibili anche nella via di fuga utilizzata. È partita una forte macchina con una marmerata, un po' una scialorata, non sono riuscito a vedere che macchina era. Ora agli inquirenti non rimane che mettere insieme tutti i pezzi di questo puzzle e scovare questa Arsenio Lupin in gonnella.